mia figlia stava studiando in camerina e ha sentito delle voci gridare, aiuto, aiuto. Serata di paura in via Benvenuti ad Arezzo, dove una guardia giurata ha sparato al cognato. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Il violento episodio si è consumato poco dopo le 18.30 al quarto piano di una delle palazzine della zona. Le ragioni che hanno portato la situazione a degenerare sono ancora al vaglio degli inquirenti. Spari non l'ho sentito io, ho sentito piangere a quella signora che era lì e basta. Nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse accadere una cosa del genere. No. Tutto sarebbe nato da una discussione maturata in ambito familiare tra la guardia giurata Francesco Colonna di 41 anni e la sorella, la moglie dell'uomo ferito. La donna ad un certo punto avrebbe chiamato il marito e da qui la situazione sarebbe degenerata. Il 41enne avrebbe impugnato la pistola ed esploso un colpo contro il cognato Luca Valli di 46 anni colpendolo all'addome. Per me ragazzo tranquillo, bravo, probabilmente ho dedotto io un litigio forse fra fratello, sorella, intervento anche il marito, e in momenti di ira probabilmente si può commettere qualsiasi cosa. Sul posto polizia di Stato, polizia municipale e personale sanitario che all'arrivo ha trovato un uomo riverso in un lago di sangue. Dopo il trasferimento in ospedale, il 46enne è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione del proiettile. La prognosi resta riservata e soltanto nelle prossime ore i medici potranno comprendere le reali conseguenze cliniche. So parente io. Più che altro non me l'aspettavo, Cioè un po' inaspettato. È dura. La guardia giurata invece è stata portata in questura ed interrogata nella notte, è stata poi trasferita nel carcere di San Benedetto con l'accusa di tentato omicidio a disposizione del pubblico ministero di turno, Giulia Maggiore. A questo punto l'interrogazione di Luciano Ralli a me destinata per conoscenza al sindaco e al segretario generale del Comune di Arezzo. Prego, consigliere Ralli. In data 23 gennaio ho ricevuto, come tutti noi consiglieri comunali, una mail contenente una lettera anonima protocollata dal Comune di Arezzo. Personalmente io non ho piacere quando ricevo le lettere anonime e generalmente le straccio, però questo non lo può fare in tutte le situazioni il Comune. Un comune come il nostro, mi immagino che abbia una procedura ad hoc per tali tipologie di posta in arrivo, e poi ne deduco inoltre che lei presidente abbia avuto buone motivazioni per estendere tale lettera a tutti i consiglieri comunali. Una lettera anonima inviata a tutti i consiglieri comunali di Arezzo e alla procura che riguarderebbe l'operato di un'azienda partecipata del Comune di Arezzo. A richiamare quanto accaduto nei giorni scorsi e dunque a renderlo pubblico durante il Consiglio Comunale di oggi è stato il capogruppo del Partito Democratico, Luciano Ralli, che non è entrato nei contenuti della lettera ma ha chiesto rassicurazioni in merito al percorso di legge che in questi casi si deve seguire. Non faccio riferimento in questa sede ai contenuti della lettera anonima, che comunque riferisce aspetti della gestione di un'azienda partecipata dal Comune di Arezzo. Volutamente non voglio dare pubblicità ai contenuti della lettera anonima. Come avrà notato però, la lettera ha in indirizzo tra gli altri anche la Procura di Arezzo, perciò oggi sono a chiederle se lei Presidente del Consiglio o l'amministrazione comunale abbia già provveduto a verificare se la Procura abbia o meno ricevuto la lettera. Se così non dovesse risultare, ritengo che sia opportuno che l'invio in procura lo faccia il Comune con una delle figure a cui è indirizzata la mia interrogazione, il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco di Arezzo o il Segretario Generale, quanto tra l'altro anche responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza. Perché vede, a questo punto la lettera anonima è arrivata nel nostro comune, è stata protocollata, è stata inviata a tutti i consiglieri comunali, ovviamente non credo si possa far finta di nulla. A rispondere in aula è stato il presidente del Consiglio Comunale Luca Stella, che ha ricordato che le lettere anonime che giungono al comune sono raccolte in uno specifico elenco e inoltrate tutte alla Procura della Repubblica. Per quella oggetto dell'interrogazione di Ralli, conferma Stella, è già stato provveduto in tal senso.
Non credo che si possa far finta di nulla. Infatti non possiamo far finta di nulla. Una lettera protocollata indirizzata al Consiglio Comunale era mio dovere girarla ai consiglieri comunali. Con lo stesso criterio l'amministrazione comunale ha provveduto a trasmettere a tutti gli uffici competenti, quindi patrimonio, Arezzo Calcio, tutti quelli competenti per questa lettera, oltre che a trasmettere, a prescindere dall'indirizzo che c'è nella cosa, alla procura competente. Negli anni ho visto tante ragazze macchiarsi e un aumento del disagio che ne scaturisce il fatto che è importante, e quindi questo tende a diminuire il disagio, quindi andare incontro ad una problematica che è reale, un po' come accompagnare la ragazza, bambina, la definirei a 12 anni, nel suo percorso, ecco, di adolescenziale. Assorbenti gratuiti nei bagni delle scuole aretine. Questa la proposta avanzata da Fratelli d'Italia al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e alla giunta per l'installazione di dispenser negli istituti secondari di primo grado e nelle superiori. È una nostra battaglia che portiamo avanti, tant'è vero che il governo Meloni subito dopo l'insediamento ha ridotto l'IVA dal 10% al 5% negli anni, nel futuro, si prevede di azzerare, di abbattere l'IVA per i dispositivi di protezione per l'igiene femminile. Lì è stato fatto un passo avanti e ne vado fiero. Abbiamo fatto questo primo passo ad Arezzo, che spero si realizzi nel minor tempo possibile, per poi promuoverlo attraverso i nostri deputati e senatori. La richiesta sarà allargata anche alla provincia di Arezzo per le scuole gestite dall'ente. Ed è proprio lì che è nata, che è stata presentata questa problematica, anche se in età dai 15 anni in su, dove si affrontano le scuole superiori, risulta tutto molto più semplice, perché il ciclo inizia a regolarizzarsi, il disagio iniziamo a viverlo in maniera diversa, per cui sì, comunque estenderemo la nostra proposta anche alle scuole superiori. Intanto il ringraziamento ovviamente va alla fiducia, alla mia direzione, sicuramente una direzione molto attenta, e al governatore, a tutta la Toscana, a tutte le colleghe e colleghi anche della Toscana. La dottoressa Vittoria Doretti, medico della ASL Toscana Sud-Est, è stata riconfermata come responsabile regionale del Codice Rosa. Il Codice Rosa è un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Lo vediamo anche noi, c'è una percentuale importante anche nei femminicidi di donne ultra 65 anni, dove esiste sicuramente la violenza, dove occorrono occhi e percorsi particolari. Nel 2011, con la sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze, diventa un progetto regionale. Prevede percorsi gender sensitive di accoglienza, cura e tutela delle persone vittime di violenza e abusi. Continua in modo molto attento. Le grandi sfide sono anche quelle post-Covid, dove per chi è vittima di violenza, le donne con il percorso donna, ma anche tutte i bambini, e chi ha discriminazioni multiple, i famosi crimini di odio, occorre un'attenzione ancora più accentuata, soprattutto su quelle che sono i percorsi territoriali. Quindi grande attenzione, siamo capofila con un progetto molto forte nella formazione medici di medicina generale, 118 consultori, quindi non solo pronto soccorso, ma anche il collegamento. Noi abbiamo investito tanto su una cosa che mi hanno insegnato le grandi donne dei centri antiviolenza, ed è lo sguardo di chi ascolta. Non giudizio, lo sguardo, avere il coraggio di chiedere, ma con rispetto, o anche non chiedere, ma restare accanto, esserci, senza giudicare nessuno, ma ci siamo, e questo è un tema che ci sta a cuore. Credo sia questa l'importanza forse più forte di Codice Rosa, quella di voler abbattere la solitudine non solo delle vittime, ma anche dell'operatore e dell'operatrice che si trova di fronte a questo che è un crimine contro l'umanità. A
aveva chiuso oltre un anno fa tra l'amarezza e il dispiacere dei clienti fedeli. Adesso, nel futuro del Caffè dei Costanti ad Arezzo, potrebbe esserci Patrizio Bertelli. Il patron del gruppo Parada, ex amministratore delegato, sarebbe infatti intenzionato ad acquistare la storica attività davanti alla Basilica di San Francesco. Bertelli avrebbe presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del caffè, a mettere all'asta lo storico esercizio al prezzo di 1.400.000 euro Banca Intesa, proprietaria dell'immobile che lo ha ereditato da Banca Etruria. Il bando per l'acquisto del locale dovrebbe essere ufficializzato a giorni. Il patron di Prada, sempre nella stessa piazza, ha già acquistato anche la Buca di San Francesco, storico ristorante celebre per aver ospitato personalità del mondo della cultura e del cinema, ma anche re e presidenti. Lo storico Caffè dei Costanti si trova in piazza San Francesco, proprio di fronte agli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca. È famoso anche per alcune scene del film premio Oscar La vita è bella di Roberto Benigni. Le immagini del caffè vietato agli ebrei e ai cani sono state girate, infatti, proprio lì. Le banconote della Shoah, storie di denaro nei campi di concentramento, così si ricorda la giornata della memoria alla Fondazione Ivan Bruschi. Si tratta di circa 150 esemplari di buoni, denaro che circolava solo all'interno dei campi di concentramento nazisti, facenti parte della collezione di carta moneta Bistoni, custodita all'interno della Casa Museo Ivan Bruschi. Già in uso nei campi di prigionia della Grande Guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, vennero utilizzati in sostituzione delle banconote di corso legale per pagare il lavoro dei prigionieri. Ci si poteva comprare qualcosa negli spacci se ci fosse stato. Ecco, noi sappiamo che le banconote di Theresienstadt furono utilizzate esclusivamente per il prestito dei libri, prestito che aveva un prezzo altissimo e che quindi chiaramente spesso non veniva utilizzato. Ci sono delle particolarità che lei rilevava nel suo racconto, come ad esempio quella stampa là. Chi ha, diciamo, ideato questa grafica ha fatto anche una sorta di denuncia posteriore. Ebreo che ha ideato questa grafica e in più ha espresso, diciamo, il suo pensiero facendo in modo che la parola Lager, che vuol dire campo, in realtà fosse scritta Liars, che però vuol dire assassinio, e che quindi non è più il campo di concentramento ma sono gli assassini del concentramento, riferendosi ai due soldati che stavano sul buono. Storia particolare quella raccontata nella sezione dedicata al campo di Theresienstadt, conosciuto come Terezin, titolo anche del film Propaganda, che doveva testimoniare il regalo di Hitler agli ebrei, una città, Terezin, appunto, dove la vita scorreva serena e felice. Ma tutto questo è falso. C'è stata tutta una grandissima messa in scena e questo film è stato fatto per pubblicizzare, diciamo, di propaganda, per far vedere che in realtà questi campi di concentramento non si stava così male. Compreso il fatto di volere, per tacitarsi la coscienza, su ordine del Reich, Mosè, che tiene in mano le tavole della legge, però copre con la mano il quinto comandamento: non assassinare. Però qui ci sono poi le fotografie dei dormitori e uno si rende conto benissimo di come stava la cosa, considerato che il regista di tutta questa messa in scena e di questo film, insieme a tutti gli attori, una volta che la Croce Rossa ha visto quello che doveva vedere, sono stati tutti deportati a Auschwitz e tutti soppressi. In mostra anche le banconote di quella che verrà ricordata come Operazione Bernard, la più grande opera di falsificazione della moneta, stavolta di corso legale, della storia contemporanea. Era stata fatta dai nazisti per fiaccare l'economia inglese attraverso l'emissione di un massiccio quantitativo di sterline false. E naturalmente queste sono state fatte nel campo di Sachsenhausen da personale ebreo che chiaramente aveva delle competenze nella tipografia, nell'incisione, nei segni. Ecco. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 30 di aprile. Popolo in cammino, da Dio era il più amato, lo dice la scrittura, da Abramo fu guidato. Alla schiavitù in Egitto, obbligato a stare zitto, fu questo il suo destino, popolo in cammino.
una canzone rap per prestare la voce ai testimoni diretti della Shoah. Questo è il progetto con cui gli alunni delle classi terze della scuola media Rita Levi Montalcini di Lucignano hanno partecipato lo scorso dicembre alla 21ª edizione del concorso scolastico nazionale I giovani ricordano la Shoah, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nell'estate del 38 il manifesto della razza ci coglie di sorpresa, ci spazza dalla piazza, divisi dagli ariani, non siamo più italiani. A guidare i giovani studenti il pensiero della senatrice Liliana Segre, che in una videotestimonianza ha spiegato la metafora del filo nero. Filo nero, sole leggi dentro cui siamo finiti, che ci portano dritto ai campi dove siamo sterminati. Noi divisi dagli affetti e trattati come infami, siamo ombre di noi stessi. Non siamo più umani. Dall'ascolto delle testimonianze è così nata la canzone rap Ma che razza di razza, scritta più mani e cantata più voci. Infine è stato anche realizzato un corto dove le parole sono state accompagnate dai disegni dei ragazzi e dai loro volti come nuovi testimoni. Shoah è una tempesta che ha terre che devasta, ma nel mese di gennaio pensarci non mi basta. Ma che razza di razza, la razza non esiste. Purtroppo nell'errore c'è ancora chi persiste. Lo disse pure Einstein, fermato alla dogana. Gli chiesero la razza, rispose quella umana.